Buonasera dal gruppo di artisti irpini, qui ci troviamo alla sede di Willow che è ad Arena Irpino. Ringraziamo quindi chi ci ha dato l'ospitalità, nel caso di Maria Elena delle Gruttole, di Massimiliano Alberico Grasso, perché c'è questa mostra fotografica di Marco Memoli, Volti che parlano, e ne parlerà innanzitutto l'autore. Prego. Grazie. Allora devo ringraziare un po' loro che mi hanno proposto, mi hanno consentito insomma di stare qua nella loro sede, poi loro mi spiegheranno che cosa fanno. Sarò breve, la mostra racchiude i volti di Aiano, sono alcuni volti diciamo noti e meno noti. Per me sono famosi perché sono amici, parenti, persone strette, persone care. Ho dato una lavorazione particolare in bianco e nero perché tu già sai che mi sto sempre... Infatti già lo scorso anno a dicembre abbiamo assaggiato le qualità. Sì, mi sono buttato in bianco e nero, mi sto buttando totalmente sul bianco e nero e sto usando delle post-produzioni particolari. Sto sempre in uno stato di evoluzione Posso descrivere qualche personaggio? Sì, assolutamente sì. Ok, allora vi racconto un po' la storia dell'amico sopra, che tra poco verrà anche. Sono tutti amici di gioventù, la maggior parte sono amici di gioventù. Ci sta quell'altro signore là, che è un personaggio nostro locale di Ariano. No. Il nome si chiama Antonio Menito. È Antonio Memoli, chiedo scusa, ha lo stesso cognome. Poi abbiamo il volto molto importante di mia madre, questo è il volto di Dora Memoli. La nonna. Chi è quella nonna? Niente, poi ci sta Nicola, che è un collaboratore del sito che abbiamo, Ariano in cartolina, è un professore in pensione, una bravissima persona. Poi c'è un altro volto pure di Ariano, un altro volto importante, un altro professore, Michele Savino. Io non so se il padre Pia. Somiglia un po', è un personaggio, poi ho cercato un po' di racchiudere, sono 15 personaggi, e diciamo un po' più particolari, Poi ci stanno gli amici di gioventù che si sono prestati sotto la lente, sotto la mia lente, l'obiettivo. Sono amici di gioventù, ci conosciamo da una trentina d'anni in più,